Dunque, nel giugno 1980 ero professore alla Sapienza. Dirigevo, credo, già l'istituto, il dipartimento, sì, lo stavo dirigendo perché ricordo che lo ero già direttore dell'istituto il giorno del rapimento di Moro, quel 16 marzo del 78, quando lo dovetti sostituire agli esami per quella ragione. Sì, ero professore alla Sapienza, non ero null'altro. Senta, invece Presidente, se dovesse descrivere, lei ha attraversato tantissime istituzioni, ha attraversato la storia di questo paese, se dovesse descrivere a un nipote molto giovane che paese eravamo, che società civile eravamo all'inizio degli anni Ottanta. Ma all'inizio degli anni Ottanta, noi, almeno una persona come me, con le esperienze che pure avevo, citavo il rapimento di Moro nel marzo, ecco, poco dopo, la vicenda di Ustica, avrei trovato Vittorio Bachelet per terra nell'atrio della mia facoltà, chiamato pochi minuti prima, e quindi eravamo ancora alle prese con l'esperienza del terrorismo. Questo è molto importante perché anche in relazione alla vicenda di Ustica rendeva all'epoca abbastanza ovvio che si potesse pensare, vattela a pesca perché poi si trattava di un aereo civile con delle normalissime persone che si trasferivano. Tuttavia che ci potesse essere ancora una matrice terroristica, il paese stava in realtà trovando la chiave per uscire da quella vicenda, ma anche psicologicamente ci sarebbero voluti anni. Ci sarebbe voluto un benessere che in qualche modo la fine dell'inflazione, non dimentichi che nell'80 avevamo un'inflazione, come dicono gli economisti, a due digit, che in italiano sarebbero solo due dita, insomma, a due cifre, e quindi c'era preoccupazione per il futuro. C'erano incertezze, ma gli anni Ottanta a loro modo sciolsero più nodi, anche quello politico, ma e questo io lo sento sulla coscienza di quella nostra generazione. Quando capitò Ustica, non sciolsero il nodo di Ustica. Di questa vicenda, la vicenda di Ustica, mi trovai ad occuparmi. Non per una scelta mia, che mi fossi dedicato a questi temi, perché ero diventato nel frattempo sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Io ero entrato in Parlamento nell'83, a quel punto avevo smesso di fare il professore, e poi di lì subito alla presidenza al fianco di Craxi. Dovevo rispondere alle interrogazioni, lessi le relazioni che già cominciavamo ad avere, re relazioni tecniche, e mi convinsi da subito, lo dissi, andai in Parlamento e lo dissi, è lì agli atti, della versione dei fatti che continuiamo a ritenere la più vera. E mi trovai effettivamente davanti ad una coltre di silenzi, di voci importanti che cercavano di convincermi di altre versioni. E questo, rispondendo alla sua domanda iniziale, che paese è? Io non ho mai amato la definizione dell'Italia come paese delle verità che restano sconosciute, delle stragi senza risposta, eccetera. Però, con mio personale rammarico mi trovo a dover aggiungere il caso di Ustica, che in fondo è un caso diverso da quelli
del terrorismo le cui complicità si nascondono ad allinearsi nella fila delle grandi questioni che restano irrisolte. Ecco, le dicevo, se vuole, continuo, perché mi convinci subito? Io avevo davanti pochi elementi, ma sa, quando dei tecnici le spiegano per iscritto che i cuscini, i sedili subiscono un impatto di un certo tipo se è un'esplosione interna, subiscono un impatto molto diverso se è l'effetto di un'esplosione che è arrivata da fuori. Ecco, sui cuscini e sui sedili c'era questo secondo effetto. E io questo dissi in Parlamento. Per gli squarci esterni, la stessa cosa, se lo squarcio esterno è dovuto all'effetto di una onda che viene da dentro, la bomba che è esplosa dentro, è una cosa. Se è l'effetto di un missile o di un altro aggeggio che colpisce dall'esterno, l'effetto è un altro. I primi pezzi non c'erano ancora tutti allora, poi vennero ripescati più tardi, era in questa direzione. Poi le dirò, restai impressionatissimo dalla storia dell'aereo libico caduto in Calabria. Si disse giorni dopo, era caduto formalmente giorni dopo, ma c'era una perizia medico-legale innegabile nella quale era scritto che il cadavere del pilota aveva segni di avanzata decomposizione. È caldo, fu detto, è caldo. Sì, ho capito, ma insomma, in così poche ore un effetto simile non poteva verificarsi. E così sostenni la tesi, era stato probabilmente un missile, più probabilmente che non una esplosione dall'interno. Non le dico. Le visite che ricevetti, non ricordo più i nomi, quindi no, non sono reticente, ma lei ancora non lo sa, quando si superano gli 80 anni, la prima cosa che si perde è la memoria dei nomi. Un celebre dottore disse: quando è il nome di tua moglie, allora è Alzheimer, ma prima che tu arrivi a quel punto è solo la memoria. Ma le persone importanti che in generale, generali, aeronautica, a spiegarmi che non era probabilmente così, che era molto più probabilmente un'esplosione dall'interno, e c'era tutta una pressione perché una volta caduta subito la tesi del cedimento strutturale dell'aereo, perché si prendesse corpo la tesi dell'esplosione interna. Poco alla volta capii perché era così. In realtà o c'era un alleato di mezzo o c'era addirittura la NATO di mezzo. E allora si sa, lì c'è una solidarietà probabilmente imposta addirittura dalle regole. A distanza di anni mi chiedo, ma se quella era la... noi sappiamo oggi, tendiamo a pensare che quegli aerei che probabilmente si alzarono in volo dalla Corsica e o anche dalla Clemenceau, dalla nave francese, miravano a colpire un aereo con Gheddafi, che insomma tra gli obiettivi francesi, oltre allo stomaco del nostro Materazzi per la testa di Zidane, ci fosse Gheddafi, la storia lo avrebbe confermato più avanti, diciamo. Ma se questo era... Continuo a domandarmi ora, supponiamo che sia così, che fossero, cosa c'entrava la NATO? Non poteva essere oggetto di una... Io immagino chi comanda la NATO, il loro consiglio, eccetera, che cosa fa? Decide di andare a intercettare un aereo con Gheddafi a bordo.
poi Gheddafi non c'era, eccetera. Presidente, grazie del suo tempo, della pazienza, della memoria e alla prossima, con piacere. Alla prossima, speriamo che non ci sia o che la prossima ci sia perché qualcuno degli italiani ancora vivi che condivisero quel segreto si decide a dirci: guardate, non c'è più nessuna ragione che lo tenga dentro di me, le cose andarono così. Insomma, lo benediremmo in tanti. È un Arrivederci. bellissimo invito. Arrivederci, Presidente. Grazie.